Il governo è al lavoro per fronteggiare i forti rincari delle bollette previsti per l'autunno. Durante il convegno CGIL, il ministro della transizione ecologica Cingolani ha annunciato che gli aumenti viaggerebbero al momento attorno al 40% per elettricità, 31% per il gas. Allo studio tre strade possibili: un intervento sull'IVA pagata dai consumatori, una misura, una tantum per scongiurare l'aumento di ottobre o utilizzo di parte dei fondi per aste dei diritti per le emissioni CO2. Il rincaro dei prezzi dell'elettricità è un fenomeno in atto da mesi che non riguarda solo il nostro paese, ma dal secondo trimestre nel 2020 dello scorso agosto il prezzo dell'energia elettrica per gli italiani è passato da 16,08 a 22,89 centesimi di euro per kilowattora. Lo scorso trimestre i costi sono aumentati del 20%, gli effetti sulle bollette sono stati contenuti grazie all'intervento del governo che ha stanziato 1,2 miliardi di euro. Dopo i lunghi mesi di lockdown dovuti all'emergenza, l'attività produttiva ha ripreso la sua corsa con conseguente aumento del fabbisogno energetico e la maggiore domanda ha fatto salire i prezzi delle materie prime. Sono materie prime sempre più difficili da reperire. Dalla primavera 2020 il prezzo del petrolio è aumentato del 200%, quello del gas naturale ha fatto registrare un rincaro del 30% nel secondo trimestre 2021. A influire sono le relazioni internazionali e i fenomeni naturali. La produzione energetica italiana si basa per il 40% sul gas naturale e le principali fonti sono la Russia, che ha deciso di tagliare una buona parte delle quantità destinate all'Europa per dirottarle sul mercato asiatico. Poi, sul fronte europeo, ci sono alcuni problemi nei giacimenti del Mare del Nord con l'esaurimento in atto di uno dei più importanti Paesi Bassi. Sono aumentati i costi dei permessi di cui dispongono le aziende. Il sistema si basa su un meccanismo di permessi e quote. Una volta fissato dall'UE il tetto massimo di anidride carbonica che le aziende possono produrre, le autorità europee rilasciano dei permessi quote in numero limitato. Le aziende acquistano e ricevono, vendono le proprie quote in base alle emissioni. Nel frattempo, il leader della Lega Salvini si dice favorevole alla costruzione di una centrale nucleare in Lombardia.